Questo nuovo progetto si inserisce in un piano del Comune sia di risparmio energetico che di tutela dell'ambiente. Ce ne vuole parlare? Sì, in primis si parla di mobilità sostenibile, come ha detto il collega. Per la prima volta abbiamo delle stazioni di ricarica alimentate direttamente dal sole, quindi più sostenibile di così non si può. Dall'altra parte questa si aggiunge alle numerose altre installazioni posizionate su edifici comunali. Noi siamo una delle città in Italia con maggior pannelli fotovoltaici inseriti sugli edifici pubblici. Siamo più di 1600 kW installati su circa 27 edifici, quindi da questo punto di vista la città sta contribuendo. Solo un quinto di quello che è prodotto come fonte rinnovabile è proprio prodotto dagli edifici comunali, un segnale forte di dare l'esempio perché si possa diffondere anche nel privato queste buone pratiche. Dal punto di vista del risparmio ci può fornire alcuni dati? Ma dal punto di vista qui si produce interamente con il sole, quindi oltre a puntare al tema dell'efficienza, questo spazio per esempio rientra nel progetto del polo intermodale, dove abbiamo installato tutta l'illuminazione a LED con un risparmio del 75% in termini di consumo energetico. Ma ridico di più: sopra l'Urban Center abbiamo installato circa 100 kW, quindi andiamo a produrre in questo momento questo polo, lo chiamiamo non solo un polo strategico per il trasporto della città, ma diventa sempre più un polo innovativo dal punto di vista dell'efficienza, quindi efficienza ma anche produzione di energia elettrica.